Una emozionata Romina Power, la foto strappalacrime Gia dalle primissime luci dell'alba fa il giro del web, sì, non perderti il post. Romina Power non solo una cantante amata e apprezzata in tutto il mondo. Non esagero, è una donna da sempre impegnata in tantissime campagne di sensibilizzazione che riguardano in modo particolare le donne. Sono diversi anni, ormai, che la cantante ha abbracciato uno stile di vita diverso. Più a contatto con la natura e con le emozioni. Sono molto noti i suoi impegni in campo umanitario, specialmente per la salvaguardia degli animali e dei loro diritti. Molti gli interventi in trasmissioni televisive, dove ha reso pubblica la sua posizione sempre tanto esposta nei confronti del prossimo. Insomma, un gran bel gesto che le viene dal cuore. Per lei nessuna forzatura in quello che fa. Romina Power commuove i fan con un messaggio di speranza. Il suo impegno lo riversa anche sui social, dove di frequente condivide con i migliaia di follower che la seguono tutte le sue iniziative benefiche o gli enti di cui madrina. Proprio ieri, infatti, ha postato un messaggio di aiuto per il popolo ucraino. La Power, spaventata come tutti circa la situazione attuale e sin da subito si rimboccata le maniche per offrire quanto più aiuto possibile. Il suo un gesto di speranza verso il prossimo. La speranza di ritrovare un sorriso perso. Come dicevamo poc'anzi, la cantante ha adottato uno stile di vita, direi più zen. Volto alla meditazione e alla spiritualità. Di frequente, infatti, condivide con i suoi follower alcune frasi motivazionali. E quello che è successo proprio in queste ore, Romina ha postato la sua consueta tazza di tè mattutina accompagnata da alcune dolci parole di speranza. Sii generoso, perdona, sii compassionevole ed amorevole. Trattino maggiore. Trattino maggiore. Un post che non lasciato al caso e che senza dubbio vuole alludere alla guerra in corso tra Russia e Ucraina. Un messaggio che dovrebbe essere letto e compreso da tutti, specialmente in questi anni che si sono dimostrati e si dimostrano ancora oggi tanto duri.